Diamo il buongiorno adesso al nostro ospite che è già collegato al telefono con noi per parlare di questo appuntamento che si terrà domani dalle 10 alle 13. Il Consorzio di Bonifica di Piacenza e l'Università Cattolica hanno organizzato la seconda edizione del convegno Il Valore dell'Acqua, coltiviamo insieme il nostro futuro. Allora è con noi Fausto Zermani, presidente del Consorzio di Bonifica di Piacenza. Buongiorno e benvenuto. Buongiorno a tutti, benvenuti a voi, grazie per l'occasione. Presidente, dopo il successo dell'anno scorso, quindi seconda edizione di questo convegno, tra l'altro il tema è molto importante, delegato all'utilizzo razionale dell'acqua. Certo, in occasione della giornata mondiale dell'acqua con l'Università Cattolica di Piacenza, ormai è una tradizione che ci si incontra a fare riflessioni su questo bene prezioso e come questo condiziona la nostra economia, la nostra vita, la nostra quotidianità. È un momento in cui si è allargato in realtà la base di ragionamento, perché si è coinvolto quelli che sono tutte le attività produttive, in quanto è riduttivo pensare all'acqua per l'agricoltura, ma invece è bene pensare l'acqua quanto trae beneficio a tutta l'economia di un territorio. E la domani è l'occasione per porre l'attenzione sotto questi aspetti e di quale servizio faccia in realtà l'agricoltura, perché parlando di acqua e approvvigionando acqua, in realtà svolge un servizio anche per tutti gli altri settori produttivi. Ci saranno tanti ospiti domani, no? All'interno di questo convegno che partirà alle ore 10. Domani ospiti qualificati, chiaramente per un ragionamento qualificato, certo, multidisciplinare, dove chiaramente l'ambiente ha sempre un ruolo importantissimo. È sbagliato valutare l'ambiente a compartimento stagno. L'ambiente è qualcosa che condiziona la nostra vita, che entra nelle nostre case, entra nelle nostre campagne, è qualcosa che si custodisce, si promuove facendo agricoltura. E una corretta politica dell'acqua evita di crearsi situazioni in cui, come sta accadendo adesso, in situazioni siccitose, dove avere preoccupazioni o comunque mettere a pregiudizio la propria economicità. Proprio su questo punto volevo arrivare, perché l'acqua è considerata dalla regione proprio con una notizia delle ultime ore osservata speciale in Emilia-Romagna. È presto, si dice, per creare allarmi, però le temperature al di sopra della media stagionale che stanno continuando da fine febbraio, l'assenza di precipitazioni, cominciano a far pensare. Ma guardate, parlando in università queste cose in un centro culturale è determinante, perché i nostri problemi vengono da un gap culturale. E ancora oggi in questa regione parlare di nuovi invasi è considerato qualcosa che è contro l'ambiente. Questa cosa non è scientificamente provata da nessuna parte e tra l'altro è anche sbagliata. Parlandone, creando questa discussione in centri culturali di promozione, di divulgazione culturale, è il passo perché anche tutti insieme facciamo un'evoluzione del nostro pensiero. Veramente con il territorio che abbiamo e il clima che abbiamo, in modo particolare noi che siamo stati tra l'altro territorio di espressione di grandi imprese che eseguivano straordinarie opere in tutto il mondo, siamo quelli che possono ancora dare una svolta a questi elementi che possono portare criticità nel tempo. In realtà non siamo in queste condizioni, perché basta attrezzarsi e fare opere belle fatte bene che possono comunque temperare il sistema di crisi o comunque di assenza di precipitazioni. A maggior ragione, certo, che il clima si sta dimostrando in questo caso come sta dimostrando, ancora più importante. È bene che ci organizziamo e dare vita anche allo svolgimento di quel straordinario piano invasi che la nostra nazione, la nostra bella nazione ha messo a disposizione del territorio. Tanti temi dunque sul tavolo domani, ricordiamo il valore dell'acqua, coltiviamo insieme il nostro futuro, la seconda edizione del convegno domani in occasione della giornata mondiale dell'acqua dalle 10 alle 13 con il Consorzio di Bonifica di Piacenza e l'Università Cattolica. Grazie per essere stato con noi, naturalmente buona giornata, buon proseguimento. Grazie a voi per quello che fate tutti i giorni, grazie, buona giornata. I grandi temi a Sound City, è il ritmo che piace, è il ritmo di Piacenza e Radio Sound.